associazione degli artigiani di Liguria, che è una conclusione, diciamo, di quello che è già stato a Spezia, nelle altre città, Savona e Empoli. E la manifestazione oggi dura soltanto un giorno, siamo qua presenti con i nostri prodotti, noi siamo col pan dolce genovese, tutta la pasticceria ligure secca, gli altri produttori hanno ovviamente tutte le altre cose come lo sciroppo di rose e così via. Nel nostro settore il pan dolce genovese classico è quello che va di più, come anche quello a cacao che è una novità. Voi siete di Campo Ligure, sì. Quindi lavorate il metallo? La filigrana in argento, okay, una tradizione di famiglia, ha iniziato il bisnonno, e poi la nonna, ora siamo io e la mamma. Una rassegna che comprende solo le ditte che hanno il marchio Artigiani in Liguria, quindi artigianato del territorio, di qualità. E noi facciamo tutti oggetti in filigrana, fatti a mano, e sono tutti in argento, poi con vari bagni galvanici, dorato, rodiato, rosé. Filigrana, devo dire che è una cosa che non si trova proprio dappertutto, siamo sempre meno a farla perché non c'è una scuola anche lì a Campo Ligure, quindi effettivamente quando hanno occasione tanti dicono oh, meno male, insomma, quanto tempo che non la vedevo, comunque cose che nei negozi, nei centri commerciali non si trovano, e se hanno occasione di vederla sono tutti molto contenti, anzi è un regalo apprezzato. Io produco, sono artigiano dell'ottone, parto dallo stile nautico e poi adesso faccio più che altro cose su disegno e su modello del cliente. Anch'io la ditta è di famiglia, siamo rimasti giusto di famiglia noi, è partita da mio nonno, quindi io sono la terza generazione. E io faccio tutto quello per quanto riguarda l'ottone, dalle lampade agli apribottiglie, bitte.